Presidente, oggi ho incontrato il Ministro Barca per il riconoscimento di regione in transizione. Può dirsi soddisfatto di questo incontro? Ma direi di sì. Noi abbiamo incontrato in Unione Europea, abbiamo incontrato il commissario Hahn e i rappresentanti delle più forze principali che sono insieme al Parlamento Europeo per sostenere questa tesi delle regioni in transizione. L'Abruzzo è una regione in transizione, non è certamente più tra le regioni che sono nella situazione di convergenza, ma insomma, voglio dire, è una regione che non può essere assimilata per esempio alla Lombardia per quanto riguarda gli stanziamenti europei. Il governo italiano aveva dimostrato contrarietà e per una serie di ragioni che sarebbe troppo complicato spiegare, ma altri paesi invece sono d'accordo su questa linea. Ora, oggi col governo italiano, in pratica tramite il ministro Barca, abbiamo avuto un riconoscimento inevitabile del fatto che queste regioni non possono essere trattate come le altre, sono in una fase, insomma, ripeto, di transizione. Per cui sembrerebbe che il governo italiano, che pur rimane contrario a questa ipotesi delle regioni in transizione, possa coprire quella differenza che ci sarebbe in forma di contribuzione europea nei confronti della regione Abruzzo e della regione Sardegna e della regione Basilicata e della regione Molise con fondi propri. Quindi in pratica adesso vediamo se non passerà il regime delle regioni in transizione in Unione Europea, il governo italiano si impegna a coprire quel differenziale che sarebbe venuto. Naturalmente questa non è la soluzione migliore, ma comunque una soluzione assolutamente, diciamo, siamo soddisfatti perché hanno preso atto che l'Italia non c'è solamente, insomma, le regioni che hanno raggiunto un livello di competitività elevato e le regioni che non l'hanno raggiunto, ci sono anche quelle regioni che sono in una via di mezzo e quindi non possono essere trattate come se non avessero queste caratteristiche, quindi questo ci ha fatto piacere. Ecco, per l'Abruzzo cosa potrà significare questo riconoscimento? Beh, l'Abruzzo significa che se l'Abruzzo è nel regime transizione avrebbe una dotazione di fondi europei pro capite pari quasi al doppio di quello che gli spetterebbe se non lo fosse. E capisce bene che è molto importante. Non so, se facessimo, non so, una media di quello che può essere pro capite dei finanziamenti europei intorno alle 17-20 euro, potrebbero essere il doppio, esattamente il doppio. Ma detto questo, se dovesse essere poi lo Stato nazionale a coprire questa differenza, potrebbe comunque anche essere soddisfacente. Certo, ci sarebbero problemi del patto di stabilità sul quale bisognerebbe ancora lavorare. Quindi, insomma, un passo avanti c'è stato, cioè il riconoscimento che lo Stato non può non prendere atto di questa realtà. Comunque noi continuiamo a sostenere presso l'Unione Europea che ci sia questa fascia delle regioni in transizione.